Questa settimana su Obiettivo Lavoro News le precisazioni alle chiamate pubbliche su presenza. Nelle scorse settimane la Giunta regionale in parte ha modificato le istruzioni sulle chiamate pubbliche su presenza. La delibera approvata in particolare precisa che soggetti avviati a selezione pubblica come titolari o riserve che in assenza di giustificato motivo non si presentino alle prove di selezione o a seguito del superamento delle stesse rinuncino all'assunzione non possono partecipare a successive chiamate pubbliche per la durata di mesi 6 decorrenti dalla data della chiamata e perdono lo stato di disoccupazione. Sono sottoposti alle stesse conseguenze i soggetti che assunti si dimettano dall'incarico nel termine di 2 mesi senza giustificato motivo. Le chiamate pubbliche sono offerte di lavoro provenienti dalle pubbliche amministrazioni o da enti ad essi equiparati. I rapporti di lavoro da instaurare possono essere a tempo determinato, mentre per le amministrazioni dello Stato e per l'azienda USL sono previsti anche a tempo indeterminato. Possono partecipare alle chiamate pubbliche gli occupati, lavoratori disoccupati e cassa integrati, iscritti presso uno dei 3 centri per l'impiego di Aosta, Morgé o Verrex. Le procedure di avviamento a selezione mediante chiamata pubblica su presenza si svolgono di norma il mercoledì. I soggetti in possesso dei requisiti interessati a partecipare all'avviamento a selezione devono presentarsi personalmente nel giorno prestabilito presso il centro per l'impiego che gestisce la chiamata. In tale sede, oltre al documento di identità personale, devono dimostrare il proprio reddito da lavoro percepito nei 12 mesi antecedenti al mese della chiamata. Le persone da avviare a selezione presso le pubbliche amministrazioni sono individuate sulla base di un'apposita graduatoria a punteggio, redatta entro 10 giorni dalla data della chiamata pubblica, con il conseguente ordine di soggetti, qualificati disoccupati, non qualificati disoccupati, qualificati occupati e non qualificati occupati. Sotto la lente questa settimana l'iscrizione all'Università della Valle d'Aosta. Prendono il via l'iscrizione all'Ateneo Valdostano, sono infatti stati pubblicati all'albo di Ateneo e sul sito all'indirizzo www.univda.it i bandi e gli avvisi che disciplinano l'ammissione degli studenti ai percorsi formativi offerti dall'Università della Valle d'Aosta. Le domande di ammissione dovranno pervenire presso le segreterie studenti secondo il seguente calendario: il 6 settembre 2010 entro le ore 18:30 per il corso di laurea triennale in scienze e tecniche psicologiche. La prova selettiva si svolgerà lunedì 13 settembre alle ore 11 presso la sede di strada Cappuccini 2A d'Aosta. Il 13 settembre 2010 entro le ore 18:30 per il corso di laurea triennale in scienze dell'educazione e per il corso di laurea quadriennale in scienze della formazione primaria. La prova selettiva si svolgerà lunedì 20 settembre alle ore 11. Il 23 settembre infine entro le ore 16:30 per i corsi di laurea triennale in scienze politiche delle relazioni internazionali, scienze dell'economia e della gestione aziendale, lingue e comunicazione per l'impresa e il turismo e per il corso di laurea magistrale in psicologia. Quest'ultimi corsi non hanno il numero chiuso. Ricordiamo ai lettori di Obiettivo Lavoro News che potranno trovare copie della rivista presso l'Agenzia Regionale del Lavoro, ai centri per l'impiego di Aosta, Morgé e Verrès, all'Ufficio Relazioni con il Pubblico Palazzo Regionale e presso le biblioteche del territorio. Inoltre è possibile ricevere la rivista in posta elettronica iscrivendosi alla newsletter a partire dal sito www.regione.vda.it alla voce lavoro.